qui alle mie spalle un Abarth 124 Rally, la vettura che ha vinto il campionato mondiale nella categoria RGT nel 2018, che ha vinto nuovamente il mondiale nel 2019 e che ha portato a casa quasi 100 vittorie. Tre sono i grandi protagonisti di questa stagione: Enrico Brazzoli, che ha vinto il campionato mondiale nella categoria RGT, Alberto Monarri, che ha vinto il campionato spagnolo Rally, e Andrea Nucita, che ha portato a casa l'Abarth Rally Cup. Un 2019 che abbiamo vissuto un po' come Carlo Abarth ci avrebbe chiesto, con tante vittorie. Vincere il campionato del mondo FIA GT nel 70° anniversario di Abarth è stata assolutamente una grandissima emozione. Coincidendo con il 70 anniversario di Abarth, pues, la vittoria nel Rally Las Canarias fue muy importante para nosotros. Era già di per sé bellissimo portare a casa il successo all'interno dell'Abarth Rally Cup, farlo nell'anno del 70° è qualcosa di indimenticabile. A dare maggior prestigio a questo risultato è stata sicuramente la vittoria del Tour de Corse. Le caratteristiche dell'Abarth 124 Rally, il motore soprattutto è molto poderoso, un spazio tan reducido, è molta più sensazione di velocità, è una meraviglia. È fondamentale avere alle spalle un team affiatato come lo è stato quest'anno Abarth, e senza il loro supporto sarebbe stato difficile conseguire i risultati che abbiamo avuto. Io credo che todo piloto de carreras o todo piloto de rally debería probar este coche. Come profilo pilota sono più veloce sull'asfalto, ma se dovessi decidere quale gara affrontare lo farei sulla terra. La domenica in pista e lunedì in ufficio sono una delle mie filosofie di vita, perché alla fine la vita è un rally. Ya desde pequeñito, ¿no? Como a todos nos viene la afición de los rallies desde pequeño. Yo creo que ha sido un poco ya el redondear el círculo, ¿no? Es decir, el llegar a conseguir ser piloto oficial Abarth, realmente es casi como un sueño a correr para ellos y espero que sea por muchos años. La mia Abarth 124 Rally, veloce, agile, divertente.